Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avrei voluto fare 5-6 video oggi, proprio perché c'ho un po' di cose che avrei voluto dire, ma non mi sembra il caso. Poi dopo la notizia che è sparsa stamattina della morte del tifoso interista, non credo che ci sia bisogno di parlare. Faccio solo le condoglianze alla famiglia e dico solo che alla fine Allegri, Allegri, alla fine aveva ragione. Aveva ragione ieri a mezzogiorno, quando, cioè ieri finita la partita. Finché gli addetti ai lavori non stempereranno i toni, oltre che comunque credo che il calcio sia un pretesto per certe persone per fare violenza, ma finché i toni non verranno abbassati dalle società che continuano a aizzare i propri tifosi verso le rivolte, credo che non si andrà mai da nessuna parte. Ma veniamo ai pronostici, perché credo che sia la cosa. Facciamo questa cosa. E cominciamo a parlare della 19ª giornata che andrà in scena sabato, tutta sabato, con Juventus-Sampdoria. La Juventus ha pareggiato a Bergamo, una partita che ha rischiato di perdere. Difficile che la Juve sbagli due partite di fila, secondo me vincerà la partita in casa contro un'ottima Sampdoria. Attenzione, perché sarà una partita molto tosta. Chievo-Frosinone è uno scontro salvezza vero e proprio tra le due squadre che hanno fatto meno punti. Attenzione, perché Frosinone in caso di vittoria rientrerebbe in lotta, quindi non escluderei questa opportunità. L'X2 non è così scontato. Empoli-Inter, qua secondo me il 2 dell'Inter è abbastanza tranquillo. Genoa-Fiorentina, Fiorentina secondo me dovrà recuperare dalla sconfitta contro il Parma casalinga e vincerà, secondo me, vincerà a Genova. Lazio-Torino è una partita qua da X, e Torino si è ripreso, anche se la Lazio secondo me ha vinto col Bologna, ma continua a non convincermi. Quindi l'X. Parma-Roma, e qua metto il 2 tranquillo, credo che la Roma il Parma lo batta. Al di là che il Parma anche lei sta facendo un grandissimo campionato, ma Roma è più forte assolutamente. Sassuolo-Atalanta, e secondo me qua mi giocherei l'1, perché l'Atalanta è stanca, ha dato l'anima contro la Juve. Il Sassuolo comunque è una buona squadra e secondo me vincerà questa partita. Udinese-Cagliari, partita da X2, col Cagliari che ha vinto, ricordiamo proprio ieri, da X2. Napoli-Bologna 1 fisso, cioè il Napoli può anche mancargli Koulibaly, Insigne, a parte che Koulibaly ieri ha dimostrato di essere il giocatore più forte di questa squadra. Ma anche se togli Koulibaly, in quanto se avesse giocato con la Fiorentina, con la Juve, col Milan, con l'Inter, senza Koulibaly è un conto, ma giocare col Bologna anche senza Koulibaly il Napoli vincerà senza particolari patemi, quindi l'uno tranquillo proprio. Milan-Spal, qua io metterei l'uno al Milan, però è anche vero che il Milan, cioè, ha fatto fatica a battere onestamente squadre oggettivamente più scarse di lei, ma di tanto. Domenica ha pareggiato col Frosinone e la squadra è più forte del Frosinone. Ha pareggiato col Chievo. No, col Chievo non ha pareggiato il Milan. Col Chievo ha vinto. Ha pareggiato col Frosinone e ha pareggiato col Bologna. Il Chievo ha pareggiato con l'Inter. Francamente, credo che sia Bologna e che Frosinone siano inferiori alla Spal. Quindi io metto l'1 al Milan, ma ovviamente è tutto un punto di domanda, no? Perché il Milan in questo periodo credo che vincerà, perché alla fine 4 partite che non segna, e credo che oggi che la prossima partita sia quella buona. Ragazzi, chiudo qua il video, anche perché sono andato un po' per le lunghe, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!